Amici di Cristi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in un video un po' particolare perché, come molti di voi sapranno, il 18 novembre ha inizio la Minecon, la fiera di Minecraft. E qualche giorno fa ci sono stati annunciati 4 nuovi mob sul sito ufficiale della Mojang e sul canale YouTube della Mojang. Praticamente in questo video Jeb ci mostra 4 nuovi mob e ci dice di votarli e uno tra questi 4 nuovi mob verrà inserito poi nel gioco di Minecraft. Quindi adesso io vi lascio il video qua, così lo potete vedere, e poi andremo ad analizzare questi nuovi mob. On November 18th, it's time for Minecon Earth, and for the first time ever, we're gonna let you choose which one of these 4 Minecraft mobs that will end up in the game. You will be able to vote by text and by web, and I will reveal more details about the mobs in the week prior to Minecon. And remember to vote, because the 3 ones that you don't vote for, they will be gone forever. Ok, come avete visto ci sono questi 4 nuovi mob, A, B, C e D. Allora, vediamo un po'. Il primo, secondo me, è un mob subacqueo, perché è molto simile allo squid. Sembra tipo uno squid aperto con i denti. Però ovviamente tutte quelle che farò in questo video sono solo supposizioni e il voto è solo la mia opinione personale. Anzi, scrivete nei commenti quale tra questi votereste. Ad ogni modo, là quindi secondo me è uno che sta o in acqua oppure nel Nether. No, non nel Nether, però se non è in acqua sarà nel Nether e vola magari. O nella lava del Nether, boh, non si sa. Però sembra comunque uno che tipo nuota, tipo lo squid. E o è la lingua, non so se quella è la lingua del mob oppure è tipo un laser. Ah, comunque credo che siano mob, non boss questi 4. Almeno credo, perché alla fine del video c'è scritto vota tra i mob, non i boss. Quindi ok. Poi, invece, la per ora comunque non mi ispira molto. La B, il B sembra tipo un dinosauro, sembra tipo un dinosauro, quindi secondo me sta nel Nether. Quello sono sono sicuro che stia nel Nether. E come potrebbe attaccare? Vabbè, vola, perché ha le ali, vola, non ha le zampe, ha le ali, quindi volerà. E come potrebbe attaccare? Magari sputa fuoco, però sarebbe davvero molto simile al Ghast, quindi forse sarebbe un po' inutile. Ha la coda, boh, magari spara qualcosa dalla coda, non si sa. E il B ha tipo delle, non so se sono particelle quelle o solo lo sfondo dietro grigio. Vabbè, lo vedremo dopo. Il C sembra molto uno shulker invece, però è più stretto. Quello è un occhio, sì. Ha un occhio, ha 2 occhi quindi ai lati. E ha delle zampe, su 4 zampe. Quindi sembra davvero molto strano. Se quella è la bocca, magari apre la bocca e praticamente ci morde. Oppure è uno di quei mob tipo i pigman, che tu lo attacchi e poi lui ti attacca. Tipo pacifico, ma che se tu gli fai male lui diventa un mob ostile. E non si sa. Non ha particelle e non riesco a capire su che blocco sia. O forse magari, no, non è la sua ombra, perché in tutti i mob hanno le ombre rotonde, quindi quello è sicuramente un blocco. Forse sarà un blocco di terra, di erba, quindi forse nel mondo normale quello. O nell'end, perché è davvero simile allo shulker. Però, parlando di end, il D secondo me è nell'end, perché sembra una versione, intanto sembra una versione più evoluta del Blaze. Ha un elmo e secondo me è nell'end, perché vedete quelle particelle che ha attorno? Non sono quelle del fuoco, sono quelle che tu lanci una enderpearl e si creano. Sono quelle della enderpearl o degli enderman. Quindi sarà nell'end quello sicuro, perché ha quelle particelle. Oppure è come l'enderman che si teletrasporta. E come potrebbe attaccarci? Se ci attacca come il Blaze è davvero molto simile. Cioè, potrebbe sputare qualcosa. Tipo, potrebbe sputare le sfere che lancia l'Ender Dragon. Questo sarebbe un nemico magari dell'End City. Ci sarebbe questo nemico nell'End City. Però, parlando del voto, io sono molto indeciso tra il C e il D. Ho escluso l'A e il B perché secondo me sembrano mob troppo diversi da quello a cui siamo abituati su Minecraft. Sembrano mob quelli che aggiungi con le mod. Sembrano davvero troppo diversi come stile. Hanno tanti dettagli, sono belli, però secondo me a me non piacciono quelli perché sono troppo diversi da Minecraft. Secondo me sono più da mod quelli lì, ecco. Lo cambierebbero troppo magari il gioco. Magari sto sbagliando e sono dei mob belli, però
Io voterei tra il C e il D. Il C mi ispira perché magari... perché lo Shulker, no? Non è tanto bello come estetica. Infatti il C come estetica è molto meno accurato, ad esempio, della LB. Però lo Shulker è comunque figo. Fa un raggio che ti fa volare. Ha comunque una funzionalità diversa, sì, da quello a cui siamo abituati. Ma è comunque abbastanza simile agli altri mob. E il D invece mi ispira molto, perché se ha quelle particelle servirebbe davvero un nuovo nemico nel land. E in più mi piace proprio come stile. Allora, vediamo cosa potrebbe avere di funzionalità. Perché come drop, ecco, i drop potrebbero droppare tutti e quattro qualcosa di molto utile che cambi Minecraft. Però non si sa, in effetti non possiamo intuire i drop dal mob. Vabbè, sì, il ragno droppa lo zombie droppa la carne di zombie, il ragno le ragnatele, però da questi, tipo il primo o della prismarine come i guardiani, oppure del pesce. Il D non si sa di che materiale è fatto, per questo, cioè, secondo me tipo il blaze, no? Il blaze droppa la verga di blaze, ma anche la glowstone, il colore è quello, il blocco è quello più o meno. Invece qua sono in bianco e nero, ecco, l'hanno anche messo in bianco e nero, quindi non si sa, non possiamo intuire troppe cose da questa foto. Anche se il video dice che durante la settimana del Minecon ci daranno altri dettagli riguardo a questi mob, ad esempio già il colore servirebbe molto, però per ora non possiamo dire nient'altro su questi mob. Tra il C e il D io voterei, allora, io voterei il D se è nel land. Se non è nel land, C, assolutamente. Non so cosa faccia al C, non si può capire niente da quella foto, da cosa faccia al C, ma se il D non è nel land, voto il C. Se invece il D è nel land, voto il D. Così, senza vedere cosa fanno, senza vedere le funzionalità, i drop, il posto dove sono, il mondo, il D, assolutamente il D. Va bene, dai, scrivete voi nei commenti quale tra questi quattro mob avreste votato voi. Sì, questo era un video un po' particolare, così, per mettervi al corrente di queste, per darvi la mia personalissima opinione. Video. Ad ogni modo, se il video vi è piaciuto, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video. Su CrashTV ricordate di scrivere nei commenti cosa votate tra questi quattro mob.